Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Emanuela e oggi realizzeremo questa full face o quasi con prodotti high-end. Non sono tutti quelli che ho, ma ce ne sono tanti, proprio perché non ne compro molti e poi vi dirò anche il perché alla fine. Questo è il look finito. Vi dicevo quasi semplicemente perché ci sono dei prodotti che nella versione costosa non ho, non ho mai, ultimamente non ne ho più comprati, non ho nessuna intenzione di acquistarli e quindi li ho sostituiti semplicemente con prodotti low cost che ho. Vi lascio al video, spero che vi piaccia e ci vediamo alla fine. Primo prodotto, primer, non vi è nuovo su questo canale perché è uno dei miei primer preferiti, se non il preferito, ed è l'unico costoso che ho. Quindi vado a mettere questo. Sto cercando anche di finirlo perché è aperto da parecchio tempo. Non lo ricomprerò, almeno non per il momento, e poi vedremo. Però c'è da dire che è un primer davvero bellissimo e se avete la pelle mista come la mia ve lo consiglio, soprattutto se vi piacciono i prodotti un po' più costosi. Quindi, messo il primer, andiamo di correttore. Vado a utilizzarne due, anche se ne potrei utilizzare uno solo, ma siccome anche questo è un prodotto che voglio finire, cioè il Born This Way di Too Faced, nella colorazione Natural Beige, che è una colorazione leggermente aranciata, è un correttore che va dosato perché forse ne ho messo già troppo perché è davvero coprente, quindi è per questo motivo che vado a metterlo oggi. È un bellissimo correttore, troppo coprente per i miei gusti, però insomma, se vi piace il genere, nulla da dire. Come vedete, ha già coperto le occhiaie e oggi sono anche particolarmente strong. Non è uno di quei prodotti che ricomprerei semplicemente perché ci sono delle alternative validissime, tipo il correttore di L'Oreal, ha la stessa coprenza, la stessa più o meno consistenza, quindi sinceramente non lo ricomprerei semplicemente per questo. Peraltro io ce l'ho in una mini size, vedete che è piccolino e sì che non lo uso più da un po' di tempo, però è infinito questo correttore, non riesco proprio a finirlo. Detto ciò, mettiamo il fondotinta che per me è questo di Dior, il Dior Backstage. Anche questo è l'unico prodotto di questo genere che ho in versione high-end. Perché nonostante mi piaccia tantissimo, alla fine ho sempre detto che avrei voluto comprarlo in un'altra colorazione più invernale, poi non l'ho mai comprato perché ho provato altri prodotti che mi sono piaciuti tanto e quindi non ne ho sentito poi effettivamente la necessità. Però nulla da dire perché è un bellissimo prodotto, super leggero, modulabile, insomma, ve ne ho parlato, non mi voglio dilungare molto sui prodotti che già conoscete. Quindi questo è il risultato di primer, un po' di correttore per le occhiaie e il fondotinta. Come vedete, un effetto molto naturale, seconda pelle, si vedono le imperfezioni, cosa che a me non interessa minimamente. Quindi questo inizio devo dire che è molto bello. Si può ricreare con prodotti low cost, sì, tranquillamente. Però ecco, se vi piacciono questi prodotti, sono tutti prodotti che vi consiglio. Vado a mettere un po' di questo correttore di Fenty, che
che è nella colorazione 05 Butter, colorazione che vi ho detto un sacco di volte che basta da sola, perché comunque è leggermente giallina, quindi riesce da sola a fare a coprire le occhiaie e a illuminare. Però oggi veramente le mie occhiaie si vedevano particolarmente, perciò ho aggiunto l'altro. Peraltro, con l'abbronzatura che ancora ho, risulta un po' chiaretto questo. Quindi anche per questo ho preferito mettere dell'altro sotto. Ne vado a mettere davvero pochissimo, giusto per illuminare quel tanto che basta. Questo è un prodotto fantastico, lo chiudo perché altrimenti faccio danni. È un prodotto fantastico, è uno dei correttori high-end che mi piace di più tra quelli che ho provato. Lo ricomprerei volentieri se non avessi il correttore di NYX o il correttore di Maybelline. Quindi, avendo quelli, cioè, non sento la necessità di ricomprare questo, però ce l'ho, cerco anche di utilizzarlo perché, insomma, è un bellissimo correttore. Allora, non ho bronzer in crema, non ho molti prodotti in crema, anche a livello di blush, però quelli che ho, diciamo che mi piacciono, forse un pochino meno questa palette di Natasha Denona, che è l'unica che contiene anche un bronzer in crema, leggermente chiarino per me, però provo a farlo funzionare lo stesso. Il bronzer è un illuminante fondamentalmente per pelli scure perché è troppo luminoso, quindi insomma la uso poco questa palette, però insomma, essendo l'unico bronzer in crema che ho, vado a mettere questo, che come vedete si vede, ma per un effetto davvero molto naturale. Questa palette probabilmente non la ricomprerei perché l'unico prodotto che mi piace davvero tantissimo è questo, cioè l'illuminante cream to powder che ora andrò a mettere, anche perché di illuminanti cremosi, insomma, in stick o comunque liquidi, o semplicemente l'Hollywood Flawless Filter di Natasha Denona, no, di Charlotte Tilbury, ho sbagliato. Che sì, mi piace, ma insomma, sapete come la penso di quel prodotto. Ecco, questo invece è bellissimo. Questo illuminante è davvero bellissimo. Dà dei riflessi dorati e ma anche rosati molto molto belli e diventa una polvere. Lo avrei potuto mettere anche dopo la cipria, perché comunque non fa macchie, si stende bene. Lì per lì, quando lo prendete, magari restano le strisciate più dense dei grumi, però basta stenderli. E come vedete, si uniforma tutto all'incarnato, alla base che avete messo al di sotto. Il blush in crema che voglio mettere oggi è quello di Fenty, perché ho anche quello di Rare Beauty in una mini size, comunque rientra nei prodotti high-end, ma non stava bene con il look occhi, quindi ho preferito prendere questo. E comunque tra i due, tra questo di Fenty e quello di Rare Beauty, preferisco questo. Quello mi piace molto, però questo con questo non devo fare attenzione. Quello è molto pigmentato, quindi a volte rischio di eccedere. Questo invece è, a parte la colorazione bellissima che è la numero 08, ma resta comunque quell'effetto leggermente trasparentino che riuscite a sfumare benissimo e poi ecco si setta da solo. Non c'è bisogno di delle polveri al di sopra. Io, come vedete, sto facendo una base cremosa su cui poi andrò a mettere le polveri successivamente. Però vedete, ne ho messo anche una bella quantità, ma si è sfumato benissimo in 2 secondi netti, peraltro con le dita.
Lo potete sfumare con le dita, col pennello, con la spugnetta, come vi piace di più, perché il risultato è sempre top. Per ciò che riguarda le ciprie, ne ho due, peraltro tutte e due in mini size. Una mi piace tantissimo, non l'ho mai comprata in full size perché ancora ce l'ho, credo che neanche si trovi questa. Comunque è una cipria davvero bella, levigante, per pelli grasse, fantastica, però io non l'ho più vista neanche sul sito di Sephora, quindi peraltro è finita la mia quasi. Comunque, una bella cipria. Non avendone altre, vado a mettere questa. Mi dispiace, non sono amante delle ciprie super costose perché ne ho tante low cost che sulla mia pelle, nonostante sia comunque mista, si lucidi tanto, funzionano benissimo. Quindi, peraltro il dupe di questa è una cipria di iArt Revolution che vi ho fatto vedere tante volte, sempre odore di pesca, molto bella, uguale, stesso risultatico. Quella costa 6 euro e ce n'è più o meno un chilo all'interno. Di questa non ricordo il prezzo, ma comunque abbiamo detto che non ci interessa perché non si trova. In ogni caso, di certo non costa 6 euro. Quindi con questa ho settato il contorno occhi e la zona T, mentre vado a utilizzare quella di Hourglass che ho sempre in versione mini, come vedete, ed è la Ambient Dim Light che cercherò di prendere con questo pennello gigante perché è una cipria di finitura e quindi mi piace metterla con i pennelloni. Per uniformare il tutto, senza togliere luminosità ai prodotti. Questo è uno di quei prodotti che davvero costa uno sproposito in versione full size. Io l'avevo presa a 10 euro in versione mini e si trova ancora, credo, sul sito di Sephora. Per provarla, ne sentivo parlare tanto, insomma, ero curiosa di provarla. Mi piace, ma insomma. Passando alle polveri, andiamo di bronzer e il mio preferito è questo di Fenty. Ve ne ho parlato tante volte, Sunstalker nella colorazione Coconutty. Mi piace forse anche più della Hoola di Benefit che ho nelle palette, quelle grandi. Che non so se ancora si trovano, comunque adesso sono usciti i duo, sono uscite le mini palette, insomma, oppure c'è cioè singolarmente, però questo di Fenty mi piace particolarmente per consistenza, per colorazione, per tutto, cioè proprio per qualità. Ecco, questo è uno di quei prodotti che forse ricomprerei. Però ho tanti bronzer, quindi non la ricomprerò sicuramente. Poi peraltro ancora ce n'è tanto, eh? Quindi bellissimo prodotto, vedete, dà un effetto molto, molto naturale, non è una colorazione fredda perché sapete che le odio, quindi forse anche per questo mi piace tanto. Per quanto riguarda i blush in polvere, high-end non ne ho, quindi vado a mettere quello che è contenuto nella no, Love Glow Cheek Palette della Denona, che mi piace molto, cioè questa palette davvero mi piace tantissimo. Questa sono contenta di averla comprata. Non so se la ricomprerei, forse sì, forse questo è uno di quei prodotti che ricomprerei. Vado a prendere un po' di questo e poi utilizzo questo come illuminante perché illuminanti singoli high-end non ne ho. Questo è il risultato, come vedete, molto luminoso ma molto bello, cioè molto fresco. Quindi credo che abbiamo finito con i prodotti per la base. Penso proprio di sì.
Perciò passiamo agli occhi. Non ho spray fissanti di nessun genere perché quello che avevo di Urban Decay l'ho finito, non l'ho più ricomprato, quindi non ne ho. Passiamo agli occhi. Allora, ho messo anche il primer sugli occhi perché non ne ho di high-end. Quello che mi piaceva di più era quello di Fenty, ma l'ho finito. Per esempio il Primer Potion, quelle non mi sono mai piaciuti particolarmente, quelle di quel genere. Quello di Fenty mi piaceva tantissimo, l'ho finito, però chiaramente avendone provato altri altrettanto validi, non l'ho ricomprato più. E quello che vi consiglio, che sto provando da un po' ormai, è questo di NYX che è davvero fantastico e mi ricorda un po' quello di Fenty, cioè anche come consistenza e anche come effetto poi sugli occhi, quindi insomma anche per questo magari non lo ricomprerò più quello. E per ciò che riguarda le palette un po' più costose, insomma ne abbiamo, ho tante palette della Denona e sono proprio quelle che andrò a utilizzare perché sono le più costose nella mia collezione. Oggi voglio fare un mix di due palette, una che è la mia preferita, comunque rientra tra le mie preferite, e una che ho comprato con molto entusiasmo ma che sto utilizzando davvero pochissimo e che forse non ricomprerei. Parlo della Retro, che è davvero bellissima, ve l'ho fatta vedere diverse volte. Queste sono le colorazioni, niente di che, però se vi piacciono queste colorazioni è una bellissima palette, poi peraltro di qualità. L'altra invece è questa che si chiama Yucca, già me l'ero scordato, Yucca Palette, che insomma vista così dice bella, poi però insomma, mi ha lasciato un pochino con l'amaro in bocca perché la qualità non mi sembra proprio uguale a quella delle altre. Comunque, direi di partire dalla Retro, che mi servirà da base perché voglio utilizzare poche colorazioni e fare un look molto veloce. Vado a utilizzare Rebellion e Groove, che sono un colore cream to powder e l'altro al di sopra, come vi ho fatto vedere diverse volte, che messi insieme si scuriscono molto, cioè rendono il look molto intenso. Quindi vado a prendere prima Rebellion, che è il colore cream to powder. Spero che questo pennello vada bene. Comunque faremo la prova. Quindi lo metto nell'angolo esterno. Penso che vada bene. E al di sopra, con lo stesso pennello che ho leggermente pulito, vado a mettere Groove. Quindi vi faccio vedere di nuovo la magia di questi due colori. Groove, vi ricordo che è la colorazione più chiara dei due e la sto andando a mettere al di sopra. Quindi pulisco un po' il pennello. E senza aggiungere altro prodotto vado semplicemente a sfumare i bordi. Ecco, quindi questi sono due colori sfumati, semplicemente un cream to powder e un matte normale. Ho fatto la stessa cosa anche sulla rima inferiore fino a metà, perché ora andiamo a chiudere questa e a prendere la Yucca. Dalla Yucca voglio utilizzare probabilmente solo due colori, cioè questo verde acido che andrò a mettere su tutta la palpebra mobile rimasta libera e vediamo se forse questo solo nella prima parte della rima inferiore per dare un po' di luce senza mettere altri shimmer. Quindi prendo, come si chiama, Camu Camu, che è il verde acido, e lo vado a pressare sulla palpebra mobile, andando anche un po' nella piega perché nella piega non ho messo nulla. Quindi ho messo Camu Camu, quindi questo verde acido, fino all'angolo interno. Vado a prelevare questo verde luminoso che si chiama Macchia.
con un pennello perché voglio che sia semplicemente un dettaglio, perciò lo vado a spruzzare per non sporcare la mia base. Quindi questo è il look. Vado a mettere adesso, perché sono le uniche due matite costose che ho per gli occhi. Non ho eyeliner perché quello di Fenty l'ho finito e non l'ho più ricomprato. Vado a mettere queste due matite di Diego Dalla Palma. Non compro matite costose, né per gli occhi né per le labbra. Non compro mascara costosi, infatti ne ho uno solo da farvi vedere che non mi piace peraltro, perché trovo che ci siano alternative low cost davvero molto valide. Peraltro una è una matita nera che praticamente non uso mai, perché le matite nere non le utilizzo, quindi non ne ricomprerei altre costose, semplicemente anche perché utilizzando le matite colorate tutti i giorni, non tutti hanno matite colorate, punto primo. Punto secondo, ne consumo davvero tante, quindi comunque sono valide quelle low cost. Queste mi sono rimaste, perciò andrò a utilizzare queste. La Bordeaux, quindi numero 57, diciamo Bordeaux vinaccio, nella rima interna, mentre la matita nera come eyeliner, visto che non ne ho. Come mascara andrò a mettere il Mai e Più Toi di Diego Dalla Palma, l'unico mascara costoso che ho. L'unico mascara costoso che invece mi è piaciuto è quello di Nabla, ma non l'ho ricomprato. Questo ho fatto male a comprarlo, è l'unico che ricomprerei, a parte quello di Nabla, è il My Toy Boy. Comunque questo sto cercando di finirla. Come vi ho detto l'altra volta, lo metto con lo scovolino del mascara di Maybelline che è finito, perché questo scovolino non mi piace, e quindi vado a mettere il mascara e passiamo poi alle labbra. Questo è il look occhi finito. Questo mascara, giuro, non mi piace per niente. L'effetto ottenuto, come vedete, non è male, però ci sono stata mezz'ora per stendere questo mascara perché, insomma, ho davvero serie difficoltà. Non mi piace, non mi piace la formula, non mi piace lo scovolino, quindi no, bocciato. Non ho matite costose, come vi dicevo prima, perché ritengo che sia davvero uno spreco spendere, non so, 25, 30, 40 euro per una matita labbra quando con pochi soldi potete comprare delle matite fantastiche, tipo questa che ho messo, che è la Lyloud di NYX. Ve ne ho parlato ultimamente, quindi non mi dilungo, però davvero bellissima. Il rossetto più costoso che ho, che me l'hanno regalato, è questo di Armani. Come si chiama? Non lo so. Lip Power numero 504. Un rossetto che piace tanto, ne ho sentito sempre parlare bene, a me sinceramente non piace. Ora ve lo faccio vedere. Quindi questo è il rossetto. Non è neanche uniforme nella stesura, quindi per quanto costa questo rossetto, almeno in questa colorazione, che è l'unica che ho, non mi piace. Cioè, mi piace che sia cremoso, ma non è un articolo su cui spenderei così tanti soldi, quindi no. Questo quindi comunque è il look finito, non posso negare che sia in ogni caso un bel look. Nell'insieme tutti i prodotti stanno bene, rendono bene sul viso, però quello che vi voglio dire è che ne ho provato tanti prodotti. C'era il periodo in cui compravo solo prodotti costosi perché era bella l'esperienza della profumeria, soprattutto che fosse Sephora o un'altra profumeria. Era bello entrare, scegliere i prodotti, le commesse che vengono ad aiutare, insomma, ti regalano un sacco di campioncini, almeno prima era così, adesso un po' meno. Quindi forse per questo mi piaceva andare in profumeria ad acquistare questi prodotti, insomma, dei prodotti costosi. Quando ho dovuto buttare tutto, ve l'ho raccontato, per l'allergia agli occhi, ho ricomprato nella maggior parte dei casi prodotti, no, ho ricomprato, ho comprato prodotti
low cost. Uno perché stavo sempre con la paura che mi ritornasse allergia e dovessi buttare tutto, sprecando un sacco di soldi. E due perché poi comprandoli ho scoperto tantissimi prodotti low cost davvero super super validi, che come sapete se seguite i video vi consiglio sempre. Cerco di farvene vedere tanti che mi piacciono, a volte capitano dei flop, insomma dei prodotti che proprio non ricomprerei neanche sotto tortura, però nella maggior parte dei casi ci sono tanti prodotti belli, validi, diversi, perché c'è anche da dire che spesso i prodotti high-end, soprattutto per ciò che riguarda le palette occhi, ma anche, che ne so, i blush, restano più o meno su quelle colorazioni. Quindi, se volete provare qualcosa di più stravagante, insomma, dovete affidarvi o a degli indie brand o comunque a brand diversi. Detto ciò, non vi sto certo dicendo di non acquistare prodotti high-end. Vi ho semplicemente voluto fare questo look per farvi vedere che, nonostante io sia un amante del make-up, e lo sapete bene perché mi seguite, non compro solo prodotti costosi, anzi, perché ritengo che si possano creare dei bellissimi look duraturi con prodotti che non costano tanto e che comunque vi fanno ottenere più o meno lo stesso risultato. Noi ci vediamo al prossimo video, spero comunque che il look vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ciao!